Ciao a tutti, sono Lorenzo e sono qui su Farming Simulator 2015, andate indietro bene, per una nuova serie. Questi sono i miei mezzi e in poche parole cosa facciamo oggi? Oggi qui c'è tutto il mio operaio che termina di fare il mio interessante primo bug della serie, ragazzi. Andiamo da questa parte, vediamo cosa succede. Non dovrebbe succedere perché non è la prima volta che uso il primo operaio, non so come mai è successo, ho anche un po' paura. Ora, la mia idea è di spiegarvi un po' cosa è successo. Ho cercato di registrare il primo episodio, anzi, mentre sono qui abbasso un po' il volume, almeno si sente un po' più basso il volume del trattore e dei mezzi. Vediamo un po' se l'operaio va avanti o meno. La durata dei miei video sarà di un quarto d'ora massimo, 20 minuti, dipende. Ok, si è fermato, quindi con questo bellissimo trattore ora andiamo a seminare. Di campi seminati ne ho già uno ad orzo, fatto precedentemente nell'episodio che ho registrato, ma il volume era impossibile da sentire. Allora io farei il nostro campo 38 di colza o grano, vediamo un po', forse grano produce meglio perché il mio futuro acquisto e sarà sul grano. Forse ho sbagliato strada, ragazzi, vediamo un po'. Ok, strada giusta, mi sono ricorretto. Guardate la grafica e le animazioni interne della cabina. Sono fantastiche. Allora, spero che il volume non sia troppo basso né troppo alto, perché nell'episodio precedente quel troppo alto mi ha fregato, non si sentiva nemmeno una parola di quello che dicevo e abbiamo perso su per giù un quarto d'ora. Allora, i miei video, come ho detto precedentemente nello scorso video, mi sa che ho fatto una cassata, sono andato su montagne. Facciamo un po' di drifting. No, non è drifting, ma è quasi drifting. Ok, ce l'abbiamo fatta. Spero, perché se il campo era lassù, un epic fail di quelli lì che dici allora sei proprio. Proprio così, sei proprio. Allora, volevo dire, cercherò di essere il più realista possibile, tolto essere sceso dalla montagna in questa maniera, ma del tempo e denaro, come si può dire, come si suol dire. Mm.
Sapete che mi viene il dubbio che eravamo lì e io sono sceso. Eh sì, eravamo lassù. Interessante. Abbiamo un campo lassù. In poche parole, i campi sono tutti e tre. Ne abbiamo tre. Uno era coltivato, l'ho trebbiato e nell'episodio precedente che ho perso. Iniziare la serie non c'ho voglia, sono pigro, quindi potete immaginarvelo. Primo episodio è sempre noioso, dai. Allora, volevo dire, ho detto della lunghezza dei video, vi dico, cercherò di farne bene 1-2 a settimana, non sono sicuro, dipende dalla mia connessione e dal tempo, perché io, dato che lavoro, tremolo un po' ad averlo, tempo. Allora, cerchiamo di seminare questo poco che abbiamo. Allora, ora posso anche licenziarlo, perché tanto super giù sono capace anch'io di fare l'ordinario. Allora, riportiamo a casa questo bestione di un trattore, così ne abbiamo due di questo modello. Uno che sta seminando, almeno ne abbiamo sempre uno in azienda. Perfetto. I tagli non sono capace, ma forse riuscirò a tagliarvi qualcosa. Dipende cose. Vediamo un po' se sono. Eccomi qui, ragazzi, in azienda. Abbiamo posato il nostro bel Reaper. Possiamo anche posare il trattore oppure andare a vedere nuovi acquisti. Vediamo un po' i nuovi ipotetici acquisti. Allora, 14.000 sarebbe un bel acquisto. Allora, intanto, mentre siamo qui, che non facciamo niente, metterei un altro operaio. Vediamo un po' se riesco ad attaccarlo. Un altro operaio a lavorare nel nostro campo 29, che è il primo campo che abbiamo intrebbiato, che tra virgolette ho già venduto il raccolto, il mulino, però guarda. Speriamo che lavora anche bene. Ah, ho detto anche nel primo episodio che ho cambiato la texture pack. Sì, l'ho cambiata. E volevo dirvi che non si trova un pacchetto privato di un youtuber FMarco95, per chi lo vuole andare a vedere, a chi gli piace. Allora, stavo dicendo, un ipotetico può essere questo qui, che costa troppo caro, quindi vado ad comprarmi questo qui, che lo compriamo subito e lo andiamo a prendere. Quindi ed eccoci qui allo shopping center. Prendere il nostro concimatore, che lo andremo a usare subito, non con l'operaio perché non mi fido. Se vi ricordate, nel 2013 gli operai non guidavano, non potevano essere assunti per guidare, per diserbare, concimare i campi ed
io lo voglio mantenere come un dovere. Era l'unica cosa che facevo su per giù, perché tutto il resto. Allora, a me non mi piace chiamarli operai, facciamo finta che siano controterzisti. Controterzisti mi piace di più come termine, perché nella realtà controterzisti, mi sa che possiamo noi affittare trattori controterzisti, quindi non posso neanche chiamarlo così. Devo informarmi, perché ho visto un video su YouTube che se io ando manca di un trattore, da manca un po' più piemontese, se io, se a me mi serve, servisse un trattore, posso affittarlo, ecco, in parole povere, per un periodo, per poter lavorare un terreno, cose così. Allora, io sono del Piemonte, per chi non l'aveva capito, mi sono piemontese, detto pure male, perché sono Napoli. Allora, questo qui è il nostro punto per il concime liquido, no, concime, andiamo vicini, R li ricarica e lo ricarichiamo. Naturalmente costa assai, perché io solamente più 6.000 euro. Intanto piccolo controllo dei miei dipendenti, qui lavora, qui lavora. Perfetto, e questo è pieno. Non so se ce lo faccio, Si impenna un po', Prima che si impenni del tutto, io vengo qui e prendo il peso. Al peso. Andiamo sul campo che abbiamo seminato, taglio, allora super giù, mi sono messo una equidistanza, ma non sono sicuro. Come vedete, inonda il campo, che abbastanza, forse mi sprecherò un po', però con la B di baleno si accende, si corre sul campo e si spegne. Ha un bel raggio d'azione, ma forse io ne spreco un po'. Voi dite sì, però meglio sprecarne quel poco che lasciare il campo vuoto. Come vedete, credo che due giri bastino per fare tutto il campo. Naturalmente lo faccio su questi due campi più vicini, il 38 mi pare che si chiama, non lo faccio. Allora, dato che l'episodio credo che si sia dilungato abbastanza, vado a posare il trattorino e ci salutiamo. Sta. Eccoci qua. Allora, insieme alla seminatrice lo posiamo qui. Allora, noi ci vediamo al prossimo episodio. Spero che riusciamo già a trebbiare qualcosa. Mi porterò avanti il 0 e quinte, seminare e fertilizzare, se no non riesco. Vedrete la semina e la fertilizzazione, credo di no, spero di no, perché così. Saluti e abbracci, saluti e bici da Alassio Lorenzo. Ciao a tutti.